Ciao a tutti ragazzi, sono dentro l'orto, come vedete sono mimetizzato tra gli ortaggi e questa mattina vi voglio proporre un buonissimo liquore da fare in casa. Liquore di erba cedrina o Luisa. Ricordate che dietro al centro tra le nostre erbe aromatiche avevamo perché l'ho vista l'altro giorno ed è messa male purtroppo non dandogli da bere. E avevamo l'erba Luigia, che è questa, ragazzi, guardate che roba che ho qui a casa, è altissima. Non ho mai visto un'erba Luigia così alta e così bella. Quindi, cosa devo fare? Secondo la ricetta della signora della Caritas, che abbiamo conosciuto, alcuni di noi hanno conosciuto, perché si faceva qualche tirocinio, ecco. Devo prendere 45 foglie di erba Luigia. E quindi adesso le prendo. Poi dopo vi spiegherò anche il resto quando sono in casa. Sono in casa, allora ho recuperato. Adesso vi spiego bene la ricetta. Allora, dicevamo liquore erba cedrina Luisa. Attenzione, guarda, allora mi sono preparato il mio contenitore di vetro dove metteremo tutto. Ho anche messo L di Luigia o Luisa. Ok? E questo è a posto, questo andrà sarà il nostro barattolo per l'infusione. Poi 45 foglie di erba Luisa, vi hanno detto, che sono queste, che dovrò pulire con un canovaccio. Poi 2 foglie di menta, e qua. Una e due, anche loro da pulire col canovaccio. Questa la tengo da parte. Poi una foglia di basilico. Attenzione, che mettiamo qua anche lei da pulire un attimo. Mezzo limone tagliato a spicchi. Ho preso un bel limone qua biologico, edibile, kombucha edibile. Mezzo limone tagliato a spicchi, che questo facciamo così, direttamente, guardate. Oppa, dentro lì, bene, 300 grammi di zucchero, forse un po' meno mi ha messo, quindi io qua ho preso lo zucchero di canna integrale perché lo preferisco, qua ce ne sono circa 300 grammi e quindi cosa faccio? Metto dentro, lì, che meraviglia, eccolo qua. Intanto adesso ho messo il limone, mezzo limone a fette, a spicchi e lo zucchero. Poi 300 g di acqua e 200 g di alcol. Allora ho preso una bottiglietta d'acqua, adesso con il nostro misurino poi faremo tutte le nostre varie misure. Qui ho comprato mezzo litro di alcol per fare appunto questi liquori qua, alimentare. Pulire le foglie con un canovaccio morbido, quindi tutte le foglie che abbiamo. Mettere tutti i componenti in un contenitore di vetro chiuso col tappo, poi qua dovrò sigillare. Lasciare in infusione per 30 giorni, quindi tutto l'infuso andrà dentro per 30 giorni. E ogni tanto scuotendo il contenitore. Si filtra, quindi passati 30 giorni lo filtriamo con un colino, a maglie molto strette ovviamente. Lo filtriamo, prima io di solito lo filtro in una pentola e dopo dalla pentola con un mescolo lo ripasso nella bottiglietta di vetro con un imbuto e sempre con un colino a maglia fina per fare una doppia passata. E si filtra, poi si può bere dopo 8 mesi. Però, cavolo, mi devo aspettare 8 mesi. E quindi mi porto avanti così dopo lo posso bere più avanti. Allora, ricordiamo che è un digestivo appunto un liquore digestivo, l'erba Luigia ha questa proprietà qua, si può fare sia in infusione, come tè, come tisana, scusate, e anche come liquore. Sappiamo che liquore bisogna berne al massimo proprio un goccino piccolino dopo pasto e una volta ogni tanto perché comunque non è che se ne può bere sempre. Procedo con la pulitura delle foglie. Allora ragazzi ci sono quasi.
Le ho praticamente già pulite tutte, guardate come faccio, io passo da una parte e dall'altra, col canovaccio gli metto un dito tra che e poi inserisco. E voilà, e voilà, e via. L'ultima, ecco qua, sono veramente emozionato. Eccola qua, il nostro infuso è quasi finito. Cosa bisogna fare adesso? Attenzione. Allora, la mia ricetta qua dice 300 grammi di acqua. Allora, ho preso questo bel misurino qua. 300 grammi di acqua corrispondono a 300 millilitri, quindi guardo qua il liquido. Allora, 300 millilitri, vamos. Versiamo. Eccolo qua. E ultimo ingrediente, alcol. Alimentare, allora 250 grammi, quindi sempre 250 millilitri. Eccolo qua, il nostro infuso che dovrà rimanere, come ricordo, 30 giorni a macerare in infusione e poi dopo lo potremo filtrare in bottiglietta, in una bottiglietta. E vi ricordo che poi dovrà rimanere altri 8 mesi qua, mi dicono. A riposo perché diventi proprio buonissimo. Ok? Spero vi sia piaciuto il video e il Manu vi saluta. Vamos!